Vestito senza carta modello è di nuovo la nostra lezione di oggi. Stesso carta modello, base, che abbiamo fatto nella prima lezione. Questo è il quinto vestito che costruiremo in base a lui. Quinto perché il primo è come base, per cui saranno 10. Adesso vi farò vedere come faremo in base a questo modellino. E faremo noi questo abito camicia. Adesso vi farò vedere tutto in dettaglio, ma intanto vi voglio dire due cose di questo vestito. Sembra che abbiamo il giro manica qui, però è solo un'imitazione. Questo modello lo possiamo tagliare in qualsiasi punto della manica e aggiungendo un centimetro margine di cucitura, ricucirlo. Sarebbe lo stesso lavoro che abbiamo fatto con i rilievi. Sembra manica con giro manica, però è solo un'imitazione. Una volta cucito, avrà lo stesso effetto della manica kimono. In ogni caso non dovete temere perché non avrete nessuna difficoltà con questa manica. Davanti a noi abbiamo lo stesso modello di sempre con una sola differenza. Il nostro girocollo lo abbiamo alzato di 1,5 cm, cioè il nostro taglio non finisce qui ma qui. Siccome che dovremo fare il collo camicia, questo punto non deve essere troppo basso. Come trasformare questo modello in abito camicia? Adesso ve lo farò vedere, ma prima guardiamo bene lo schizzo. Perché io ho fatto questo taglio sulla manica? La base è sempre manica a kimono, questo non cambia, ma essendo abito camicia si fanno più cuciture per dare un po' di forma della camicia classica e per avere dove finire il nostro carré. Anche dietro abbiamo il carré. E qui una piega che ha 3 cm per parte, quindi per 2 fa 6. Sulla parte dietro in intero bisogna aggiungere 12 cm per la piega. Stessa lunghezza, solo che davanti accorceremo di 5 cm. Così il dietro e davanti avrà una differenza di lunghezza. E arrotondiamo i bordi. Avremo molta libertà sulla schiena facendo questa piega qui. Piega, carré, imitazione giro manica, piccolo polsino con bottoni. Voi potete fare qualsiasi volete. Chi vuole, qui sulla piega può fare una pattina con bottoni, sarà sempre bello. Anche qui sulle spalle si possono fare le classiche strisce con bottoni. Adesso gli abiti camicia si fanno in diversi modi. Guardate anche le tasche, io come le ho immaginate così le ho disegnate. Voi invece disegnate quelli che piacciono a voi. La cosa importante è farvi vedere come trasformare questa base in abito camicia. Ora vi faccio vedere tutto in dettaglio. Questo vestito base è un vestito che sta molto attillato sui fianchi, vedete che bella linea. Questo abito camicia sta un po' più libero, un po' dritto, a sacco, si può mettere con cintura, è proprio un abito camicia. Cosa bisogna fare per questo? Sulla linea fianco allarghiamo di 2,5 cm, che in totale farà 5. Prenderemo dalla manica e con una linea quasi dritta allargheremo i fianchi. Aggiungere dappertutto diventerà troppo largo, anche se è un abito camicia, io comunque lo voglio accurato e non un sacco vero e proprio. Cominciamo con il davanti e sull'orlo accorciamo di 5 cm. Segniamo 5 e dopo lo tagliamo. Tutto molto semplice. Accorciamo questa parte davanti e questo pezzettino lo aggiungiamo al dietro, così allunghiamo. E dopo arrotondiamo tutte le due parti insieme. Guardate, se mettiamo le due parti sulla linea vita, la parte dietro rispetto al davanti è più lunga di 10 cm. Vedete questa linea che definisce la linea della spalla? Noi la spostiamo di centimetri 3, più in là verso la manica, e tracciamo la linea dove verrà tagliata la nostra manica, per dare forma a una spalla scesa e dare linea a un abito camicia.
Io penso che 3 centimetri bastano. Ecco la nostra linea spalla, fine, e da qui 3 centimetri. E qui in basso, da qualsiasi punto volete, iniziate a tracciare la linea del tale o manica. Io prendo sotto l'ascella. Scriviamo davanti manica. Передняя часть. Пишу передняя. E dietro manica. Задняя. Dobbiamo scrivere per non confonderci. Отрезаю Tagliamo косой tutte e due le иголочкой, maniche, ma prima проверяю, что controllate теперь che il колесо centro стабильно, davanti, centro linea dietro e тали linea e linea vita con tali linea vita siano simmetriche нахально e отрезаю tagliamo по senza paura la nostra manica. Любой Qualsiasi linea linea какую che вы vi piace хотите di per più, linea. Я a вот me хочу вот piace così. такую. Теперь Adesso смотрите, guardate, faccio un prendiamo cavallo. le maniche, Берем giriamo третья часть, così, ecco che ho in questo написала, modo, и con la спалла scritta in наилучшим alto. образом. И у нас Andiamo, получается вот в этом месте, uniamo вот in в этом questo месте, punto e пишу. non facciamo più Пишу. questa Сейчас я cucitura еще centrale nella сантиметрично manica. сделаю. Шва Vedete, здесь нету. questa В этом месте. cucitura centrale la Посмотрите, chiudiamo. какую мы Vedete получили che manica ручку. abbiamo ottenuto, Запоминайте, что ma una всегда, volta когда вы ее cucito avrà сшиваете, sempre la dovete forma della sperare manica prima di kimono. tirarlo in un rukavà. Qui ci sarà anche il polsino, E тут in еще una questo qui punto. планчетик. Chi Кто vuole хочет manica длинную, lunga пожалуйста, aggiungete мне la questo lunghezza sentimetro desiderata, solo, io ho d'accordo? Кто 40 хочет длинную, centimetri. пожалуйста, удлиняйте на нужную вам длину. Наша вот эта In questo темнокожая punto рукава. colmo scriviamo Для verso чего? spalla. Se fate i passaggi uguali non avrete alcun problema. Все точно сделала, никаких проблем не будет. Теперь Adesso, quando мы здесь aggiungeremo прибавим qui un наш угол. centimetro margine Плюс cucitura e qui un 1 centimetro e margine здесь cucitura, плюс 1. И когда мы quando его sarà сошьем, cucito у sarà нас uguale a quella точно manica тоже di не prima, будет, che senza у нас alcun не было problema. никаких нарушений. Переход в Manica рукав построили, costruita, переходим низ or l'ho рукав, fatto, проработали, ora переходим costruiamo в il questione carré. pochettino. Questa è la parte davanti. A Ну вот передняя часть, к примеру, у нас вот так вот, видите? occhio costruite il carré che vi piace di più. Io Любая кокетка, lo которой voglio вы non tanto хочется. piccolo, Мне ma хочется magari не маленький qualcuno вот lo такой. vuole diverso Кто-то con qualche захочет forma. такую L'importante è che dopo aver costruito la linea фигурку. carré, Главное, aggiungere когда un вы построите centimetro linea, qui, margine и cucitura, отрежете кокетку, e un чтобы вы centimetro отсюда qui. плюс один сделали, Così отсюда una volta плюс один cucito non сделали, у avrete вас problemi. точно тот же крой получится, никаких нарушений нету. Пишу полочки. Scrivo parte davanti, giro Горловина. collo e spalla. No, non qui Отрезаю. spalla, la Вот spalla так è qui. хочу. Scrivete tutto, Все ragazzi. подписывайте, все подписывайте. Все, Tagliamo отрезали мы il carré davanti. нашу кокетку. Вот эту кокетку Questa qui. отрезали от полочки. Кто L'abbiamo appena пошел? tagliata. Полочка пошла. Manica Ты via, carré пошла. via, давanti via. Полочка пошла. Lavoriamo con il Работаем со dietro. спинкой. На Anche спинке qui кожа нужна. Я disegniamo faccio il questa carré. piccheточку. Io lo faccio così Ma io dritto. vот так вот ровно и сделаю. Solo Ну вот так in ровно, questo чуть-чуть punto вот так вот prendo для un po' красоты. così per bellezza. E lo Отрезаю. tagliamo. На кокетке Qui sul наверху carré, пишу in questo центр punto, scriviamo centro, спины, dietro, bordo спины. piegato. Altro non serve Здесь ничего не scrivere, надо perché si подписывать. Здесь capisce anche понятно, что così. центр спины тут вот у нас вырез. Это Con questo тут davanti ci кокетка si può confondere, ignorируется, а con здесь questo не invece non capisce. c'è paura. Tagliamo Отрезаем нашу кокетку. il nostro carré. Дальше, Ora, когда мы quando будем fare costruiamo il circolo, dietro, естественно, у нас questa вот этого выпада scavatura не la будет, perché вот ignoriamo. ровна Linea linea dritta и e плюс на ovviamente 6 aggiungiamo i сантиметров 6 она у нас centimetri будет dal вот bordo так вот piegato дальше. per fare la nostra piega qui. Для La того, cosa più чтобы нам difficile fece sarà allargare uguale вот sui эту fianchi e складочку. arrotondare Сейчас самое l'orlo сложное bene. расширить одинаково, правильно? И красиво выстроить вот этот низ. Il Воротник у меня collo за io ce l'ho готовый, pronto, non проротник perdo tempo a подошли. Вы spiegare скажете мне, niente. где Noi купить? abbiamo un Я corso a preparo pagamento su курсы, questa оплачу вам lezione. расскажу, Chi lo чтобы вы vuole lo скажете trova мне, sul где sito. купить? Не надо тратить время. Все, Tutto что мы quello che разрезали, abbiamo tagliato, любые ogni linea модельные линии, modellata, se non ci dovete, dovrete dimentichiamo di lasciare. aggiungere il margine cucitura. Tutto Qui ciò che sulla ci ho spalla c'è aggiunto, bisogno di preparo margine cucitura, внимательно. quindi state attenti a Spinaccia. posizionare il tessuto.
Mettiamo 2-3 spilli. Ovviamente non faccio tagliare anche le tasche, le farò disegnare così capirete dove sono più o meno. Di solito, per regola, la tasca che si sovrappone inizia a 5 cm più giù della vita, però non è detto, dove vogliamo, lì li facciamo. 6 centimetri lasciamo dal bordo per la piega dietro. Il nostro dietro è lungo perché accorciando il davanti lo abbiamo allungato. E su questa linea posizioniamo il nostro dietro, lasciando qui sopra 2 centimetri così. Mettiamo i spilli. Il dietro si può tagliare, facciamo la piega e uniamo al carré. Ecco la nostra linea dei 6 centimetri. Questa scavatura la ignoriamo. Su questo brutto tessuto che io ho come tela, la piega non sarà così morbida come al solito. Ma noi su questi modelli usiamo spesso usando la seta, cotone, viscosa o qualsiasi altro tessuto. Il dietro è posizionato, adesso allarghiamo. Guardate, ecco la nostra manica. In questo punto noi allarghiamo di 1,5 cm più o meno. Quindi quando taglieremo la manica, in questo punto aggiungeremo lo stesso 1,5 cm. Avete capito, sì? Cioè, su tutto qui 1,5 alla manica aggiungeremo lo stesso da qui. Perché queste due linee devono combaciare. Qui abbiamo 1,5, quindi aggiungiamo 2,5 qui. Qualsiasi linea volete, costruite come piace a voi. A me piace così, perché questo è un abito camicia. Verso l'orlo non allarghiamo niente. È già abbastanza largo avendo la piega. Bene, il dietro è pronto. Ricordiamo, aggiungendo su questa linea, dovremo aggiungere anche sulla manica quando la taglieremo. Questa linea è il nostro centro davanti. Da qui ho aggiunto 2,5 cm e con linea interrotta ho segnato il centro davanti, così non devo tagliare il cannoncino. Voi fatelo. Adesso allarghiamo qui. Кто-то будет делать на строчную планочку, что тоже очень удобно. Во всяком случае, по центру обязательно должна быть вот такая Ecco ragazzi, рубашечная davanti планочка. dovete tenere presente da aggiungere il Здесь calloncino. Adesso allarghiamo qui e arrotondiamo l'orlo. Эту линию тоже на 1,5 сантиметра продлеваем. Anche Наш questa линия рукавчик. la allunghiamo di 1,5 cm, che è la nostra manica. Пошире берем. Обратите внимание, Fate у нас attenzione che questo sarebbe lo одна и stesso та же modello della prima стрелочка. lezione. Adesso, И da смотрите, qui, что еще мы più сделаем. o meno, noi arrotondiamo. Например, вот отсюда у нас Ecco, пойдет segniamo un скругление. punto И вот uguale. так вот E скругляем andando наши così formiamo la замочки. nostra linea tonda sul dietro e altrettanto Можем sul еще и вот сюда davanti. скруглить. Questo modo qui, sempre da Это я для questa чего linea, все вам даю? Я даю вам для arrotondiamo. того, Io чтобы vi do учились tutti думать. questi modelli per farvi imparare a Вот usare la отсюда надо logica. думать уже разрезик. Вот отсюда Da начинать questo punto разрезик. inizierà già il нostro Так, и spacco e пойдет così andranno отсюда gli angoli дальше. del Так, nostro вот davanti линия e точно dietro, так, come uguale я come sul нарисовала modello здесь. disegnato qui. Ecco qui. Учимся Impariamo ad работать usare плитками bene le снова и margini di снова, потому cucitura. Se что avete fatto margine a будет cucitura un выбивать одно, centimetro, ma а dopo cucite зашьете due, di другое, sicuro non verrà fuori опять что-то niente. не Mi получится. Каково raccomando, будет ваше центр спины? segniamo Центр centro спины, davanti con un taletto sul центр спины, carré e опять. parte sotto. E anche Сначала l'inizio della фактическая piega, складочку per туда non stare закладываем, lì a так не pensare come изменяем. Poi fare. потом не Fatto il гадали, не piccolo брали taletto, линейку, è не измеряли, не sparito ogni вспоминали. problema. Вот отметочки, две отметочки решают очень много проблем. Тут Qui un сантиметр, это centimetro куда è мы dove будем uniremo шивать la нашу nostra manica. Questo è il punto удлиненную dove abbiamo линию. allungato la linea. Segniamo linea vita. Внимание, линия талии. Приступаем
Immaginate che bell'abito camicia avete possibilità di fare non avendo in mano un cartamodello. Quando io ero giovane, tutte queste possibilità per fare cose così belle non c'erano. Отлично. Спинка. Кокетка полочки. Почему я быстро краю? Потому что я ничего не думаю. И я когда краю вообще что-либо, я вообще никогда ничего не думаю. Ненавижу думать во время кроя. Просто это ненавижу, потому что все должно быть продумано заранее, а не потом, когда ты уже вот режешь и начинаешь думать. Встал и стоишь, как осел на новые ворота смотришь. Все должно быть продумано заранее, во время кроя ничего уже не надо думать. Anche chi ha fianchi abbondanti con un modello del genere non dovrebbe aver problemi. Ecco la linea vita con linea vita devono combaciare. Abiti così di solito l'orlo si rifinisce con patina. Secondo me voi non riuscite a credere che questo è sempre lo stesso modello base. Ricordatevi di fare qui il canoncino. Vi ricordo che chi non aveva visto il video delle abbottonature c'è la lezione molto dettagliata su questo tema. Questa parte centrale. Questa parte centrale della manica è il nostro dritto filo. In questo caso non c'è la cucitura e si fa così. Io lo taglio già questa parte sopra. Niente non possiamo modificare qui, se non perdiamo la linea del nostro vestito. Vi ricordate che allunghiamo la linea in questo punto di 1,5 cm, ancora senza margine cucitura. Voi fate gli stessi passaggi che faccio io. E da questo punto un altro centimetro margine cucitura. Io questa manica la allungo di 5 cm e la facciamo un po' più larga. In questo punto si può fare come vogliamo. E da qui 2 cm allarghiamo. E adesso uniamo i punti. Qui 90 gradi e anche qui 90 gradi. Tagliamo la nostra manica e una volta unite le spalle uniremo al nostro vestito. Чем больше все просчитываете, тем меньше потом будет проблем во время работы.
Tra un po' imparerò a tagliare al contrario. Qui sul tavolo sta la mia videocamera. Ormai mi giro come posso solo per farmi vedere. Con un piccolo taglietto segniamo il davanti. In realtà sono quasi uguali, solo qui davanti l'altezza viene un po' più bassa rispetto al dietro. Segniamo anche il colmo manica. Ecco che è tutto pronto per iniziare a imbastire il nostro vestito, unendo tutti i pezzi. Sulla parte davanti disegnerò col gesso le tasche e il canoncino. Qui c'è scritto girocollo, vuol dire che questo punto si unisce con questo. Segniamo tutto per non perderci nei dettagli. Devono combaciare non solo taglio, ma anche questi punti che abbiamo aggiunto margine cucitura. Vedete? Combacia assolutamente tutto. Adesso imbastisco e vi farò vedere. Ma se la guardi così sembra più grande, ma non lo è. Guardate, questo punto combacia. Sono molto contenta di darvi queste lezioni, perché non dovete stare lì a costruire chissà quale base carta modello. Invece prendi lo stesso modello e ne fai altre a volontà. Vedete, guardandola sul tavolo sembra di più, invece imbastendo si vede che non lo è. Ecco qui. Perfetto. Abbiamo imbastito il nostro davanti con il carré, adesso uniamo il dietro con il carré. Questo intanto le mettiamo via. La nostra piega, il centro è questo. Peghiamo la prima parte, peghiamo la seconda parte. E tutte e due le parti le portiamo al centro dietro della nostra piega. Non dobbiamo pensare a niente, solo perché avevamo fatto i nostri piccoli taglietti. Tutti e due i taglietti si uniscono in un solo punto. Adesso metto due spilli e imbastisco. Vedete i due taglietti? Si sono uniti in un punto, cioè al centro dietro, e basta, tutto qui. Chi non ama in centro la piega ne può fare due laterali così. Sarà sempre bello, potete farlo. Centro dietro carré, uniamo con centro dietro schiena, imbastiamo le due parti insieme. È pronto il nostro dietro con la piega, sono pronte tutte e due le parti del davanti, uniamo le spalle e imbastiamo. I passaggi da fare adesso sono questi. Uniamo le spalle, dopo uniamo la manica e solo dopo uniamo i fianchi. И потом только мы с вами будем соединять боковой шов, переходящий в середину рукава. Но смотрите, я Io ho взяла preso più поширнее largo эту sui fianchi складочку. nonostante la piega, Это я вам dandovi la possibilità di vedere come si lavora con carta modello, ma voi prendete quella larghezza che piace a voi. Non è obbligatorio, solo quei 2,5 cm. Purtroppo questo tessuto è molto duro, è un tessuto tela e sono obbligata a far imbastire la ribattitura.
Il nostro finto giro manica, che sembra ma non lo è. Uniamo il colmo manica con colmo manica e davanti con davanti e iniziamo a imbastire dal centro manica andando sul davanti e dopo dal centro manica andando sul dietro. Dovrebbe combaciare tutto. Questa è la stessa manica kimono intera, solo che noi abbiamo semplicemente fatto sembrare una manica normale. Non abbiamo nessun pensiero di come adattare la manica al vestito, semplicemente imbastiamo la manica e basta. Questa è solo l'imitazione della manica normale, ma una volta cucita avrà la forma della manica kimono di prima. Abito camicia con manica kimono, abbiamo solo disegnato delle linee. Vedete la nostra manica imbastita, combacia tutto perfettamente. Qui si può fare la ribattitura per bellezza. Qui si, però, finito diventa la solita manica kimono. Eccola, non è cambiato niente. Adesso imbastiamo i fianchi e il nostro vestito sarà pronto per la prova. Imbastiamo l'altra manica. Vedete, tutto combacia perfettamente. Io adesso andrò a stirarlo un po' perché questo tipo di tessuto tela è molto duro da piegare. In questo modo potete modellare diversi abiti camicia con manica kimono. Poi vi farò vedere come fare anche l'imitazione manica reglan, come combinarlo con diversi colori di tessuto. Tutto l'inverno possiamo andare avanti con lo stesso modellino. Imbastiamo i nostri fianchi fino a questo taletto dove inizia il nostro spacco arrotondato. Noi qui abbiamo un taletto. Se voi farete questi taglietti così non avrete mai problemi. Quello che vi vorrei far capire è che la forma della manica non è cambiata per niente. Abbiamo portato diverse linee, fatto il carré, fatto la piega dietro, ma la forma iniziale rimane la stessa. Abbiamo allargato, arrotondato l'orlo, allungato il dietro, accorciato il davanti del vestito. Davanti più lungo e dietro più corto, lo spacco parte dallo stesso punto. Ovviamente potete aprirlo quanto volete voi. Io lo voglio così. Questo è il fianco imbastito, adesso imbastisco l'altro uguale. Guardando me addosso con questo vestito sembrerebbe fosse un taglio camicia, però questa è una manica intera kimono, la stessa manica sulla quale abbiamo portato delle linee, con la differenza che abbiamo allargato i fianchi e raddrizzate per dare questo effetto camicia. Fate attenzione all'orlo arrotondato, dietro più lungo, carré e piega sulla schiena, imitazione manica normale, ma ripeto un'altra volta, questa è la manica kimono. Questo fantastico vestito lo potete costruire con la vostra base modello con manica intera kimono. Libera, comoda con manica così, un vestito molto confortevole che ti permette di svolgere in libertà qualsiasi attività. Anche il primo vestito blu che abbiamo fatto è molto confortevole, ma questa abbiamo dato un po' più di libertà, anche su questo punto sulla manica abbiamo aggiunto ed è venuto un vestito così. Qui ho disegnato più o meno dove fare le tasche, così viene fuori il dietro. Ora vi faccio vedere come va indossato anche con la cintura. Un'altra volta vi ricordo di tirare fuori le cinture, portatele. Un abito camicia così va molto bene abbinato anche con la cintura. Saluto tutti, con voi sono stati Paushtirina Mikhailovna e Yastrebova Alexei.